siamo davvero competitori importanti in tutto il mondo per la qualità. Il Made in Italy passa innanzitutto attraverso i prodotti delle nostre imprese e della nostra filiera agroalimentare. Va sostenuto attraverso l'innovazione, la ricerca, la formazione dei lavoratori e ovviamente la qualità del lavoro. Il convegno dà appunto questo messaggio: come rendere ancora più forte, ancora più competitivo, partendo dalla grande qualità, un settore strategico per l'economia del paese. L'agroalimentare è una grande risorsa per il paese ed il settore che meglio ha retto anche durante il lungo periodo di crisi. Continuare a sostenerlo potenziandone l'attività contribuirà di sicuro a migliorare la condizione economica italiana. Ne è convinta la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, che oggi ha partecipato a Napoli all'evento nazionale Fai Bella l'Italia per il rilancio del lavoro agroalimentare ed ambientale nel nostro bel paese. Iniziativa organizzata nella capitale partenopea dalla FAI CISL, alla presenza fra gli altri del segretario generale aggiunto della CISL Luigi Sbarra, della segretaria generale della CISL Campania Doriana Bonavita, di rappresentanti nel mondo delle istituzioni e della politica. I settori agricoltura, ambiente e agroalimentare sono un tratto distintivo della nostra cultura e bellezza e la FAI CISL saprà dare loro valore e rilevanza, più volte ribadito il segretario generale della FAI CISL Onofrio Rota. Il settore agroalimentare risulta essere ancora un po' disarticolato, ha bisogno di nuove connessioni e deve essere rilanciato in maniera coordinata da parte di tutti gli interlocutori. Oggi qui da Napoli lanciamo questo manifesto che impegna per prima la federazione, la FAI CISL, per raggiungere questo obiettivo, ma poi anche le altre associazioni. Noi chiediamo anche alla politica di assumere forti responsabilità in maniera particolare sui temi ambientali, che sono quelli della bonifica, dei servizi forestali della nostra regione o del settore allevatoriale. Ed ha dato il pieno sostegno all'iniziativa della FAI la segretaria generale della CISL Campania Doriana Bonavita, la cui regione ha ospitato l'evento. Sono ben contenta che questa iniziativa ha avuto inizio qui in Campania, dove il prodotto agroalimentare è una delle nostre filiere poi di eccellenza, e i temi posti in discussione dalla categoria e dal segretario generale Rota sono temi sicuramente di merito, che prevedono un'alleanza tra istituzioni e organizzazioni sindacali, ma partendo dal bisogno del territorio. Ovviamente i bisogni della Campania saranno diversi da quelli degli altri, ma c'è una cosa che ci unisce tutti, che è quella che da soli non si va da nessuna parte.